Siamo arrivati alla terza edizione di One Billion Rising. Il tema di quest'anno è Revolution, la rivoluzione, mentre il tema dell'anno scorso è stato la giustizia. Questa è la manifestazione mondiale contro la violenza sulle donne. 207 nazioni nel mondo e 100 città italiane oggi, nello stesso giorno, stanno celebrando questa manifestazione, che vuole essere un momento per ricordare l'ingiustizia che le donne devono subire in Italia e nel mondo, però in un modo, con una chiave leggera, divertente, grazie anche al flash mob e alla musica. Nella serata di oggi, infatti, abbiamo avuto musica dal vivo, grazie anche all'associazione Teniamoci per Mano. Abbiamo avuto tanti spot contro la violenza sulle donne che sono stati proiettati, spot contro la violenza domestica, contro la violenza psicologica, che è subdola ma purtroppo è forte, esiste, è un po' ovunque. Poi dei video sulla violenza riguardante, diciamo, degli retaggi culturali, come quello di una ragazza pakistana che è arrivata qui in Italia e che il padre non voleva fare uscire, andare a scuola e imparare l'italiano. Ci sono stati poi dei video più leggeri sui bambini che hanno dimostrato come non si cresce violenti, bambini che hanno detto no alla violenza già da piccoli. Questa manifestazione è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Tortora. Quest'anno, per il primo anno, c'è stato anche il partenariato del Comune di Praia. Bisogna ringraziare le associazioni che hanno reso possibile la manifestazione, che sono l'associazione Teniamoci per Mano Ollus, il Centro Accoglienza L'Ulivo, artisticamente Kexdem. E questa manifestazione speriamo sia la terza e l'inizio di molte altre negli anni a venire. Quest'anno abbiamo avuto anche un buon riconoscimento, la nostra manifestazione con la nostra locandina è stata pubblicata sul sito internazionale e ha rappresentato un po' l'Italia. Speriamo nel futuro di fare ancora altro. Ringraziamo le scuole che sono state molto presenti, questa mattina siamo state qui anche nella palestra della scuola media Amedeo Fulco con i ragazzi della scuola. I cartelloni che vedete qui affissi in giro sono stati realizzati dai ragazzi, ringraziamo le insegnanti, ringraziamo anche le insegnanti di Praia che hanno fatto partecipare i ragazzi oggi. Vi aspettiamo al prossimo evento di One Billion Rising.